da una parte posso capire che un giudice italiano si fidi la buona fede di un altro giudice di un altro stato, perché immaginerà che hanno le loro motivazioni, che hanno fatto le loro indagini, quindi accettano questa cosa per rispetto. Invece scopro solo tramite prendendo un avvocato a livello internazionale, scopro che in Germania esiste un'istituzione politica che affianca, che decide nei tribunali tedeschi, che è chiamato Jugendamt, che loro lo chiamano il bene superiore del bambino. Allora, io sono sposata con un cittadino tedesco. Quando chiedi la separazione, il bambino viene affidato in ogni caso al genitore tedesco. E questo per me è stato molto scioccante, perché una violenza fortissima, anche perché quando questo bambino viene, l'ho scoperto grazie al mio avvocato Laura Cossar, che si occupa di tanti casi, grazie alla CED che si batte per tantissimi genitori, Olivier Carrière, che lui stesso è vittima della Jugendamt, nel nome del suo figlio da 14 anni, ha raggruppato tantissimi genitori, perché noi siamo migliaia di genitori vittime di questo. Questo bambino, oltre che lo affidano al genitore tedesco, questo bambino non lo puoi più rivedere. Quindi questo bambino diventa orfano di un genitore vivente. Non solo questo, ma poi ti ricattano per tutta la vita per i soldi. Devi mantenere un bambino che non vedrai più. Se il genitore tedesco non è in grado di tenere il bambino, questo bambino viene messo in questi orfanotrofi, in questi istituti Jugendamt, poi vengono affidati ad altre persone. Allora, io sono davvero scioccata, perché non posso credere che nel 2012 la Germania, uno stato così progredito, possa fare questo all'insaputa dell'Europa, e che l'Europa non si fidi di questi rimpatri immediati, perché è un copia e incolla che fanno con tutti i genitori. Se il genitore si oppone, viene anche criminalizzato. Quindi la Germania, basta una dichiarazione del genitore tedesco che dice ha rapito la bambina o il bambino, e in più ti mettono pure in carcere. Marinella Colombo è stata seppellita e da un anno in carcere, gli hanno sequestrato i beni, non vede da un anno i suoi figli, sequestrato i beni di lei, della madre, del fratello e della moglie. Vivendo questa situazione. Allora, Yasmin, da quando è venuta ad agosto, che manifestava a suo padre la volontà di rimanere in Italia, perché ha iniziato la scuola. Io avevo anche spiegato al Tribunale di Firenze in che scuola lui la portava, della sua famiglia, in una scuola in cui non ha imparato a scrivere e a leggere, è espulsa proprio dallo Stato, quindi non ha imparato niente. È stata inserita nella terza classe con degli ottimi progressi, è un miracolo. Mia figlia sta benissimo, è felicissima, è anche ingrassata perché era denutrita, è molto felice. Quindi al padre ha manifestato da agosto del 2011 il suo desiderio di rimanere, e lui ha sempre detto no, questo non si può fare, tu devi venire in Germania perché lo deve decidere la legge tedesca. Quindi il suo rapporto della bambina col padre si è deteriorato proprio perché non ha sentito il rispetto della. Con varie iniziative di portarla un po' agli occhi nazionali, di farle una questione nazionale, che cosa, quali sono i passi già fatti e quali quelli che farete per cercare di aiutare questa famiglia? A me sembra evidente dal racconto anche della madre di che situazione abbiamo di fronte, senza voler giudicare le storie personali, perché nessuno di noi è giudice, nessuno di noi può farlo semplicemente ascoltando una sola parte, e quindi non è questo il nostro mestiere, non è questo ciò che è avvenuto anche a Roccastrada, la cittadina dove abitano pari della figlia, ma
c'è stato un movimento di opinione evidente, perché c'è un senso di ingiustizia profonda. Alla fine il punto vero è che tutto questo è accaduto all'insaputa della madre, di un genitore, mai sentito, mai verificata la reale volontà della bambina, ciò che in Italia non sarebbe mai potuto accadere. Le cose che succedono nelle famiglie, tra marito e moglie, sono cose che a volte si scaricano proprio sui bambini. E in questo caso invece non sono né il padre né la madre volendo, ma è addirittura lo Stato che scarica, uno Stato membro dell'Unione Europea che scarica su un bambino una decisione senza nemmeno verificarne la reale volontà, senza nemmeno verificare le condizioni vere del sostentamento, della capacità di crescere questa bambina, della disponibilità e dell'interesse diretto della bambina. Ecco, questo ha suscitato non solo una grande sorpresa, ma un grande movimento di opinione lì, con tutto un paese intero, non solo, ma anche l'altra comunità dove Jasmine va a scuola. C'è stata una reazione umana rispetto ad un diritto fondamentale, non è soltanto la vicenda di una bambina, ma è la vicenda di una comunità intera, del diritto delle persone, di chiunque, a vivere la propria genitorialità e in piena libertà di viverla nell'interesse diretto di un minore, di un bambino che esprime una chiara volontà. Ed è questo quello che ha mosso anche noi. Io l'ho fatto a titolo esclusivamente personale, chiaramente usando anche il ruolo istituzionale, perché potesse in qualche modo richiamare un'attenzione di una coscienza collettiva e in qualche modo accendesse la lampadina di una vicenda, di un'ingiustizia che potenzialmente si stava per compiere, e di modificarne un po' il corso della situazione. Siamo stati a Bruxelles, avevamo già previsto una visita peraltro insieme all'associazione di cui faccio parte e che presenterà il libro della signora Colombo, della sua vicenda, un'altra signora che non vede i suoi figli da più di un anno e che appunto è reclusa. La presenteremo a Grosseto per alimentare ulteriormente l'attenzione su questa vicenda, che non riguarda soltanto Parisa, ma riguarda addirittura, si sembra, 100.000 bambini, una vicenda che riguarda tutta l'Europa. Siamo stati appunto a Bruxelles, abbiamo incontrato alcuni parlamentari europei, tra cui la Roberta Angelilli, che era vicepresidente del Parlamento europeo e è la mediatrice per gli affari minorili del Parlamento europeo. Si è presa un impegno, quello di appunto cercare di mettere insieme vicende non tanto facili, perché il diritto nazionale in questo caso, quando si parla di affidamento di minori, è prevalente rispetto al diritto comunitario. Abbiamo incontrato l'onorevole Muscardini, abbiamo incontrato l'onorevole Leonardo Domenici, che insieme alla Muscardini e all'onorevole Rinaldi hanno interrogato la Commissione proprio su questo punto, e abbiamo scoperto fra l'altro un mondo, perché ci sono interrogazioni numerosissime da parte di tanti parlamentari europei provenienti da stati diversi, soprattutto francesi, polacchi e altri, perché questo fenomeno oscuro prima di questo caso è invece diffusissimo, e questo atteggiamento di questo terzo genitore sostanzialmente, che prevede la normativa tedesca, è qualcosa che sottrae alla disponibilità piena dei genitori a accudire e a crescere i propri figli, secondo una motivazione che insomma risiede in un passato non felice per la Germania e che penso meriti davvero una riflessione oggi sul fatto di quanto possa essere giusto mantenere un diritto e una disciplina di questo genere oggi in democrazia e in un contesto dove chiaramente la disciplina delle persone, dei movimenti è ormai diventata europea e non è soltanto nazionale. Certo. Adesso abbiamo in collegamento telefonico proprio l'avvocato Laura Kosser, che oltre a essere l'avvocato appunto della famiglia è anche esperta di diritto familiare internazionale. Dunque, buonasera avvocato. Buonasera a voi. Buonasera.
Ecco, cerchiamo un attimo di capire com'è possibile, come dicevamo appunto, che uno Stato membro dell'Unione Europea in un momento come quello che viviamo, appunto in una situazione normativa di questo tipo, possa permettersi un diritto di questo genere, cioè di portare via a un genitore, in questo caso alla madre, la figlia senza poi riconoscere nessun diritto a quest'ultima, neanche quello di vederla. Allora, guardi, io mi sono occupata del caso di Paris dopo averne studiati molti altri di genitori italiani, ma anche non italiani, comunque non tedeschi, che avevano avuto un figlio con un tedesco, e per tutti purtroppo nel 100% dei casi che ho analizzato io sussistono grandissime difficoltà nel vedere i propri figli, oppure semplicemente anche a mantenere un contatto apprezzabile con questi bambini. Prima avete citato la signora Colombo, che era una situazione molto particolare, che effettivamente non vede, non può neanche sentire i suoi figli da più di un anno. La situazione normativa è la seguente, cioè l'Europa ha adottato dei provvedimenti, sono dei regolamenti europei che vanno a sovrapporsi a delle convenzioni internazionali che regolano la materia della sottrazione di minori, gli aspetti civili, parliamo degli aspetti civili, ma tutti questi provvedimenti lasciano intatto il diritto interno di ciascun paese, cioè nessuno di questi regolamenti detta una normativa, diciamo, comune nella sostanza ai 27 paesi dell'Unione, ma semplicemente regola la giurisdizione, cioè quale dei giudici deve occuparsi della vicenda quando i genitori sono appunto genitori di nazionalità diverse. Però permane la sovranità piena di ciascuno Stato nel determinare le regole interne di diritto di famiglia. Problemi nel vedere questi figli, perché bisogna purtroppo dire che a queste vicende, che sono tutte vicende civili, quindi che riguardano questioni tra genitori, si sovrappone purtroppo la normativa penale. Cosa accade? Che nella maggior parte dei casi la Germania, purtroppo questo posso dirlo con un certo grado di certezza, usa e abusa del mandato d'arresto europeo e quindi emette questi mandati d'arresto nei confronti di genitori non stranieri anche solo quando esiste il sospetto che questi genitori vogliano sottrarli, portarli via da quel paese e magari ricondurli nel proprio paese. Di conseguenza, come ha anche anticipato Parisa, questi genitori si trovano in una situazione di immobilismo che non è tanto dovuta alla vicenda civile quanto alla sovrapposizione delle questioni penali, perché come giustamente ha detto Parisa, avere un mandato d'arresto europeo significa non poter uscire, significa poter essere arrestati in qualunque paese dell'Unione Europea. Quindi questo complica evidentemente la possibilità per i genitori di anche solo di recarsi in Germania per poter vedere proprio i figli. Ringraziamo appunto l'avvocato Cosse per questo suo intervento e, dato che il tempo a nostra disposizione è terminato, speriamo che la comunità europea intervenga in maniera incisiva in questa situazione, sia appunto per lei, signora Parisa, ma anche per i tanti altri genitori che vivono questa situazione, e noi, per quanto può essere la nostra piccola parte, speriamo di aver contribuito a rendere nota una realtà che in molti casi purtroppo resta sottaciuta e che invece è bene portare alla luce. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, arrivederci.